into it. We're gonna show live exclusive gameplay of The Division 2. Ah, stoppiamolo, guardiamolo. Allora, come vedete, è ben specificato che a sinistra c'è scritto E3 2018 Work in Progress. Quindi quella che vedete adesso a schermo è una demo fatta apposta solo per l'E3. Ci sono naturalmente tutte le dinamiche che riguardano il gioco, ma non sono quelle finali. Ok? Questo si vede anche dai trailer che abbiamo visto, perché i trailer sono tutti riguardanti questa missione. Tutti i trailer che abbiamo visto adesso, quelli del gameplay, stanno intorno all'Air Force One. Stanno tutti lì intorno, tutti verso l'Air Force One. Matthias Carlson, yes. And Christian Panner, game director and producer respectively. How are you guys doing? Excellent. Yeah, you excited? Super excited, yeah. Amazing. Well, congrats on the exciting reveal at the Microsoft conference and obviously the amazing news during the UB conference. Yeah. So today, to our left, we've got Yannick Moschko, com dev on The Division 2, and three other devs from the massive... Sto cercando di capire i movimenti. We'll be showing a four-player co-op tackling a control post. And Yannick will be walking us through a little bit into his strategy. But first of all, I wanted to ask you guys, what are we going to see? Allora, attaccati al muro, sembra... più o meno la stessa cosa. Il feeling delle armi mi sembra abbastanza simile. Ho capito, c'è questa barretta verde che qualcuno mi ha chiesto chissà che cosa vuol dire. Non lo so, non c'è un numero, non c'è niente, non si carica, non cambia. That same crash site that we saw in the E3. Right, the Microsoft brief, yeah. Yeah, the crash of the Air Force One. Questa è un'abilità. Where's that same crash, tiny little slice of the open world in Washington DC. Quella è una granata. Anzi no, quella è il cosetto. Questo cos'è? Una sticky. Questa è una sticky incendiaria. Same crash site that we saw. Una sticky incendiaria questa. Division 2, right? And this is actually, they're on their way towards that same crash site that we saw in the Right, the Microsoft brief, yeah. Yeah, the crash of the Air Force One. La corsa dei PG sembra più goffa. Sì, è vero, sì. C'è qualcosa che non va. Except right now it's tackling at tutti in maglietta, sì. Siamo in estate, presumo che una felpa d'estate sia un po' un problema. Allora, abbiamo visto adesso confermato il fatto che comunque la corazza faccia la corazza, appunto, e quindi tutti i danni. Questa si è presa una bella cecchinata, per esempio, adesso è praticamente rimasta con una tacca di corazza. E prima di intaccare, aspettate che qua vediamo qualcosa. Qui c'è un simbolino vicino l'arma, si attiva, ha ricaricato e ce l'ha. Difficile dirlo, difficile capire che cos'è. Che sia il talento dell'arma che si attiva? Christian, I want to ask you, what was the reasoning behind that? Right now, it's tackling at a different entry point than what was shown at the Microsoft conference, am I right? Exactly, yeah. And so, obviously, the big reveal perché was... subisce danno, ricarica... Washington DC, capital city of America. E gli si attiva quel simbolino. È simile all'icona del, è simile all'icona dell'assalitore, ma non è. Questo per esempio non ha niente. Fucile a pompa non ha niente. Yes, absolutely. We were very excited to showcase that yesterday in our reveal. Questo per esempio è cascato e non si è fatto male alla corazza, ma si è fatto male alla salute. Infatti, se vedete, ha perso un po' di vita. Quello di prima aveva dei numeri. Vediamo. Right, the Microsoft brief, yeah. Yeah, the crash of the Air Force One. Except right now questo qui ha dei numeri, sì. It's tackling at a different entry point than what was shown. Questo ha dei numeri. Am I right? A questo punto presumo che sia un talento riferito alle armi. Non penso che siano dei gear set, non lo so, può darsi anche. Come il predatore.
Questo subisce danno, ricarica e gli compare quel simbolino. Possiamo speculare quanto vogliamo per capire che cos'è. Sono sicuramente dei talenti. Vai a capire se sono dei talenti delle armi o dell'equipaggiamento. Yes, absolutely. We were very excited to showcase that yesterday in our rebuild and to show more. Questo cos'è? Frecce. Perché questo c'ha la balestra. Today, we had multiple options. We investigated multiple options, but for us, Washington DC felt like the natural choice for two obvious reasons. One, of course, is the seat of power in US. Mm-hmm. And second. Vedete come avevamo già visto in precedenza nel video di ieri. Come la corazza si ricarichi una volta che siamo fuori dal combattimento. Ciao Stefano. Also the home of the headquarters of the division. Right, the HQ of the division agents, right? That's awesome. And I can see there is no I numeri che si vedono sopra al riquadro dei medikit. Questi qua. Queste sono le abilità, granate, medikit, abilità. Non chiedermi che cos'è questa, forse lo sciame questa. Questi azzurri sono i colpi dell'arma speciale, sì. Mentre spara, Mentre spara. We were very excited to showcase that yesterday in our rebuild and to show more of course today. We had multiple options, we investigated multiple options, but for us questo 8 qua che vedevi, penso che sia riferito all'abilità. Questa roba qui ha 8, non so, i secondi, i colpi, non so che cos'è questo. Può darsi che è lo sciame, può darsi che ha ancora 8 alveari, 8 sciami da far partire. Può essere? But for us, Washington DC felt like the natural choice for two obvious reasons. One, of course, is the seat of power in US. Mm-hmm. And second, it's also the home of the headquarters of the division. Andiamo avanti. The HQ of the division agents, absolutely. Right? That's awesome. And I can see there is no more snow nor ice. Can you tell us loot, una cassa. Una cassa. Vediamo un'arma. Allora, le armi le abbiamo già viste. M4 ultraleggero c'è. Abbiamo visto il cambiamento che c'è non più ai danni corazza nemici, ma questi sono danni direttamente alla salute. Eccolo qua, è il simbolo, regà. Questo è il talento dell'arma. Reloading from empty increase weapon damage by 20% of the... Ok. Dopo che si ricarica, quando il caricatore è vuoto, si ha un 20% di danno in più per 5 secondi. Facile. Un talento dell'arma, quindi anche quello che si vede lì sopra sono i talenti delle armi, che a quanto sembra è uno solo. C'è sulle armi leggendarie almeno c'è un talento solo. Really the timeline from the division to the division 2. Yes, absolutely. In Washington DC we are now in the middle of the summer, several months after the events in New York City. Sì, questa corsa c'è qualcosa che non quadra. The season allow us to showcase a vibrant city where nature is now taking over the city. È vero pure che loro magari con il joypad stanno andando piano, cioè nel senso non stanno sprintando, come vedete vanno piano, camminano, si guardano intorno, fanno vedere eccetera eccetera, quindi può darsi che anche quello, Beautiful. Hey Yannick, can you do just like a pan? Oh, I guess you're in action right now, but just like the pan of the city here. I mean, obviously it's beautiful in its own way. It's got character. Yannick, why don't you tell us a bit more on how you plan to tackle your playthrough? Try to spread around actually, so we can have a bit of a tactical approach to things and not tackle your playthrough. Try to spread around actually, so we can have a bit of a tactical approach to things and not just like face tank. So that's we'll see how that plays out. Sì, c'è qualcosa di diverso nella corsa.
C'è qualcosa di diverso nella corsa, raga. Adesso lui usa la balestra. Judge me. I've been judged for my hand wave already earlier, so. Okay, so Matthias and Christian, I've played some of the division. I haven't played hundreds of hours like the thousands of players out there. If there was a few things you È un danno normale, sembrerebbe un danno normale. The list is long. I mean, we're very excited, both as gamers at the office and as devs, right? Of all the things we refined, tweaked, and tuned from the Division 1. Everything from the combat to, you know, refining the RPG and the game and all that. So questo è il cecchino, invece quello pesante. There's a lot of that, but also a lot of new things. So tanto rinculo, tanto danno, mi è sembrato comunque. Era rosso, ma ha one shottato. First of all, 20% bigger than, oh, wow, than the first game. Quel 20 qua, dici? Bisogna capire che abilità è questa. Sarà il drone? Non capisco. Dobbiamo guardare. Qua è già 20, è ancora 20. Vediamo se più avanti si capisce. The list is long. I mean, we're very excited, both as gamers at the office and as devs, right? Of all the things we refined, tweaked, and tuned from the Division 1. Addirittura sembra che questo PG non abbia l'altra abilità. Se vedete, c'è una X qua. Quindi gli hanno dato il PG con un'abilità sola, sto poraccio. L'arma non è stabilissima, sono un'abbi loro. Penso probabilmente tutte e due. So there's a lot of that, but also a lot of new things. È molto simile al primo, beh certo, non avrebbero avuto motivo di snaturarlo, raga. Non penso sia un conto alla rovescia, perché questo qui è perennemente a 20. Secondo me questo numero qua si riferisce ai proiettili che c'ha quel coso lì. Evidentemente adesso ha lanciato l'abilità lontana da nemici e non ha mai sparato. It's very, very faithfully recreated. Che ha preso? Che ha preso? The open world is one of them. It's first of all 20% bigger than the first game, New York, and it's very, very faithfully. Ah, le munizioni. La roba blu che vedete lampeggiare sono le munizioni della delle armi pesanti. With the actual DC, right? That's amazing. And sorry to cut you off, but Christian, you mentioned, so you come pure brutto lui. Did the team take any trips there to kind of really get an authentic recreation of Washington DC? Absolutely. We have cassa con il loot esotico. Fatecelo vedere. Non ce lo fanno vedere. Architects from the city, with urban explorers, sì, with sì, artists sì. From local artists. Oh, that's awesome. Petrov Daksak MK2 è uno zaino. Lo prende e basta, non lo esamina, quindi. Ci sono gli esotici. Almeno questo. Puoi rimettere indietro il momento del cambio arma. Oddio, Oliva, cambio arma di chi? From the Division 1. Everything from the combat to, you know, refining the RPG and the game and all that. So there's a lot of that, but also a lot of new things. So I think qua? Where they are right now, the open world is one of them. It's first of all 20% bigger than the first game, New York, and it's very, very faithfully recreated, almost one to one with the actual DC, right? That's amazing. And and sorry to cut you off, but Christian, you mentioned, so you guys chose Washington DC. I'm curious, did that. Sì, esatto, questo è il menu della scelta delle armi. Come vedete c'è primaria, secondaria, pistola e quella speciale.
Sì, un'alta gamma, raga, certo, assolutamente, Chiapovenia, alta gamma, non un esotico. Absolutely, we have multiple trips after we choose that this setting and with different architects from the city, with urban explorers, with artists from local artists to make sure that everything it's looking beautiful in the game. So people living in Washington DC can kind of walk around and try to find their homes. Absolutely. Although this is a munizioni classico. Our interpretation of Washington DC is gonna be a bit True Sons controlled area. C'è il perimetro per quest'area qui, per questo evento. Quindi si entra qui, si pulisce e si controlla l'area. Let's say with more nature into it. Yeah, absolutely. But then also this open world in The Division 2 is very much alive. We put a lot of love, sweat and effort into creating this living world system where è quello, hai visto adesso ha lanciato l'abilità segna 20. Probabilmente continuerà a segnare 20 perché l'ha lanciata ancora una volta lontano da nemici. They're all doing things in the open world dynamically. Oh, that's awesome. So they're acting on, needs for resources and goals of what they're trying to achieve, not least to control these key strategic locations like this control point here by the crash site. This creates a lot of movement and activity and ultimately things for you to do as a player and surprise. Right. You don't know what's gonna sopra mi sembra più o meno simile. A lot of gameplay opportunities for il radar è abbastanza simile a quello precedente. And so right now they have reached the control point. I take it. How are you doing there, Yannick? That's fine. We are kinda, we all enter from the same area actually. We just try to rush into it and we are pushing our way through. So far it's fine, but we have the tank coming now. Per ora sì. Per ora l'unica fazione di cui hanno parlato sono i True Sons. So what faction are they playing against right now? They're playing against a faction called the True Sons. Nasty people. Nasty people that they should get rid of. Yeah. and so I know another big reveal, boom, big new feature fatto that male questo. Was mentioned during the Ubisoft conference are the specializations, right? Can you tell me a little more about that? Specializations is really adds a new extra layer and dimension to endgame, where you've been going on this incredible journey through the game, through the leveling game, the campaign. You've been growing both power and capability. Right. You've been getting new skills, mods for those skills, weapons and gear, etc. When you get to endgame, you're presented with a choice of how do you really truly want to specialize now. Right. The first choice is the signature weapons that we saw in the conference, right? Ripeto un attimo perché lo stanno ripetendo adesso nel gameplay. Arrivate a livello 30 nell'endgame, poi ci sarà la scelta della l'arma potente, la signature weapon, che appunto instraderà il nostro percorso di esperienza nell'endgame con quell'arma lì. Right, and I think it's important to note, I think that these specializations, they're not like roles that a player kind of sticks to. They can kind of choose to grow which skill tree, am I right? Absolutely. Each one of them is a progression track in itself. It's not just a signature weapon, and this signature weapon is important. E sarà un percorso vero e proprio, cioè nel senso non è che uno sceglie l'arma e poi finisce là. Il percorso che uno farà per poi sbloccare tutti i talenti che ci sono all'interno di quell'albero di statistiche che ci sono servirà appunto per ottimizzare al massimo quell'arma lì. No, it sits on top of the rest of your toolbox. You're not changing something else, you're gaining more things. Right. And then very much along the lines of the design philosophy that we have, you're growing capability. So you can progress one specialization all the way, then the next one, and the next one. And then you become the ultimate player. Exactly, you get full flexibility to and you're gonna need to become that because ok, prima avevo capito bene, raga, quindi la scelta della super, della super arma non sarà relegata solo a quella, cioè nel senso si potrà decidere di prendere quella, fare tutto il progresso, finirla, scegliere un'altra e praticamente avere un agente che ha tutte e tre le specializzazioni al massimo. Sarà un bug del boss o si rifullava vita? Sì, penso che sia un piccolo bug visivo. The
today that for the first time in a division game we have raids. Oh yeah, which that's are right. Absolutely incredible challenges. That's an eight-player co-op. It, is that absolutely, it? Absolutely, it's up to eight-player co-op, and you need to be prepared for that. It's going to be very hard to tackle that challenge. That is very cool. Yannick, how are we doing here? I raid ad 8 persone, meno a come stanno dicendo, saranno molto difficili. So Yannick, you're playing the demolition specialization, am I right? Yes. In pratica sì, hanno sostituito il dover sbloccare i reparti della base operativa per sbloccarsi poi le super con queste tre sottoclassi, diciamo. Can you show us what's signature weapon you've got equipped there? Yeah, I got that. I got that nice grenade launcher here. And so I get. Adesso Yannick liscia tutti nice i colpi con lanciagranate. You get to blow shit up. Yeah, like that. Boop. And our other massive developers here, I believe, are playing Survivalist and Sharpshooter. Am I right? That's correct. I don't know if we can get the player, the audience, to see the skill set of the other specialists. I believe that's the sharpshooter, am I right? La barretta che fa così in effetti è un po' brutta da vedere. The demolitionist that Jank is playing has the grenade launcher, which is all about, you know, radius, controlling an area, creating mayhem, flushing, you know, enemies out of cover, getting several of them in the blast at the same time, etc. Cos'è che ha preso questo, vediamo? You know, enemies out of cover, getting several. Overlord Fortitude Plate Carrier. Un'altra roba di alta gamma con un nome strano. Beh, capì. Absolutely. Whereas the sharpshooter has this super powerful sniper rifle, 50 cal, that can penetrate several targets. È probabile. Cavaliere, è probabile che mettano altre cose. Non penso che si rimanga sempre solo con queste tre abilità. Spero che ne mettano altre. Right, right. They're associated with the enemy's special abilities. Oh, that's great. You can pop all of those coming in and out of the target. Looks like Yannick actually did it. He captured the control point. You did it! Congratulations! Yay, nel nostro gruppo siamo in tre, figuriamoci a trovare il quarto. He didn't do as good during the rehearsals, but I feel like the pressure has caused him to. Ah, vediamo un attimo qua che prima non ho potuto stoppare. Allora, sono arrivati qui e cos'è sta roba? Che situation report si legge male. Resource stock is low, we will focus our efforts on gathering more resources. Non lo so. Crash site 000, evidentemente in questa roba qui si potranno mettere. Vedete, come per esempio adesso noi abbiamo la nostra gente c'ha 24, non so che cosa sono queste, tipo delle lattine aperte, e queste sono quell'iconcina dei martelli che vi avevo fatto vedere nel video anche. Sembra che gli ridà indietro, sì, vedete come li toglie a lui per darli appunto a questo punto di estrazione. I'm taking over this control point now. Yannick, why don't you come join. Ho capito come funziona sta roba. Praticamente Yannick, why don't you come. Abbiamo aperto quest'area. Ok? Oi là. Ah, ok, perché lo stacca. Abbiamo aperto quest'area. Dobbiamo dargli risorse, cibo, acqua e materiali, presumo che siano materiali quelli. Una volta che siamo arrivati a 100 100 100, riceveremo una ricompensa, una sorta di risorse per accumulare degli avamposti. Esattamente, Sboronio, qualcosa del genere. Presumo che siano tipo delle sottomissioni che serviranno poi a ricevere dell'equipaggiamento aggiuntivo. Che ci sta. So if I think we're done taking over this control point now. Yannick, why don't you come join us over here? Bene, ve lo rimetto un attimo in sottofondo, ma mi sembra che a meno che di grandi sviste abbiamo visto più o meno quello che c'era da vedere.
Sinceramente non è che si capisca tantissimo di più rispetto a quello che abbiamo visto durante la presentazione di Microsoft, nel senso più o meno era la stessa missione vista da altro punto di vista.